Buonasera, presentiamo un nuovo arrivo in casa Erogasmet, diventa da quest'oggi giocatore a tutti gli effetti alla Pallacanestro Crema, Luca Tardito, che è qui di fianco a me e lo vedete già inquadrato, e voi invece l'avete conosciuto anche pochi minuti fa quando abbiamo fatto le fotografie, un ragazzo di 2 metri e 2? Sì, possiamo dire 2-3. 2-2-2-3. Ha una storia cestistica molto importante perché conosce benissimo queste categorie, ha già fatto quella che una volta la B1 e adesso si chiama Silver, perché bisogna far seguire tutti i nomi, l'ha anche vinta giocando a Trapani, ha giocato a Matera, ha fatto le giovanili con un grande coach come Federico Danna, una storia tutta da raccontare. L'anno scorso era a Mortara e chiedendogli di venire a Crema a giocare è venuto prima di tutto a vedere la nostra città, gli è piaciuto moltissimo, a lui e a Michela che è la sua fidanzata con la quale convive, e allora è stato coach facile coinvolgerlo, no? Mi sbaglio? Molto facile. Magari adesso coach Baldiraghi vi spiega perché puntiamo su questo giocatore che da noi giocherà 4 oppure 5, oppure 4 e mezzo, come dir si voglia, insomma, coprendo quei ruoli che stanno nei pressi del canestro. Coach. Vado io? Allora, la cosa importante di Luca è che è un giocatore molto eclettico, che può fare tante cose, sa fare tante cose, è un lungo, diciamo, un po' atipico, molto veloce. E molto abbronzato? Molto abbronzato, che reduce da una bellissima vacanza in Grecia, piedi molto veloci, corre benissimo il campo, un giocatore molto bravo a giocare senza palla, a farsi trovare nei buchi, a farsi trovare negli spazi liberi del campo, e questa è una roba di uno che conosce il gioco, conosce a pallacanestro e tutte le sue così, i suoi spiragli. Sarà il nostro numero 4 o 4 e mezzo titolare, ci darà una grossa mano e siamo molto contenti che sia dei nostri. Ecco, coach Baldiraghi non ha mai allenato Tardito, l'ha avuto da avversario in diverse situazioni, in partite epiche, anche andando a Matera e a Trapani. Era abbiamo ricordato. No, non era particolarmente però era particolarmente sgusciante. E quindi è un giocatore che conosce benissimo. Luca. Io sono molto contento, conoscevo, diciamo, ho sentito Pietro del Sorbo quando stava, diciamo, per firmare. Mi aveva già parlato della società che io personalmente non avevo avuto modo di conoscere e niente, ho avuto modo poi di confrontarmi anche con l'allenatore che, come abbiamo detto, avevo conosciuto, diciamo, sul campo ma mai personalmente. Sono curioso e carico, diciamo, per iniziare questa stagione e niente, ho avuto un'ottima impressione, il primo impatto è stato ottimo sia con la città che con i dirigenti. Con la cugina Cremasca. Con la cugina Cremasca. e quindi niente, diciamo, siamo carichi per iniziare. L'anno scorso ti ho visto prendere parecchi tiri allo scadere dei 24, ti senti un leader? Ma non sta a me dirlo, nel senso, uno cerca sempre, diciamo, di prendersi le proprie responsabilità, quindi se vengono e se si vede questo fuori mi fa piacere, però diciamo che sta a chi vede le partite poi giudicare chi è leader e chi no. Ti identifichi nel profilo che ti ha fatto coach Baldiraghi? Sì, abbastanza. Mi è sempre piaciuto giocare più senza palla che con la palla e quindi farmi trovare dai compagni negli spazi, correre in contropiede. Diciamo che è un tipo di gioco che ho sempre avuto, che mi piace. Ho sempre avuto anche la fortuna di giocare con compagni bravi comunque a passare la palla, bravi nel giocare il pick and roll, quindi diciamo che questa caratteristica viene poi risaltata anche dai compagni, quindi fa tanto il gruppo, fa tanto la sintonia che c'è tra i compagni, questo aiuta tanto. Un tipo di gioco, diciamo, che dipende tanto anche dalla squadra, in base alla coesione che si crea riesco a dare molto di più anch'io. Me?
Eh? Abbiamo fatto, abbiamo usato questo intercalare per dirvi da dove arriva. Luca è originario di Ivrea e questo ci ha un po' accomunato, perché sapete che a Crema c'era una presenza importantissima dell'Olivetti, una fabbrica nata da lui, quindi c'era già una sorta di gemellaggio nell'aria, era stato facile intendersi. Conosce molto bene il nostro campionato ed è anche molto stimolato dal livello che avrà questo girone, che è un girone nel quale insomma, tutto lascia presagire, si giocherà una pallacanestro davvero quasi da silver, o forse praticamente da silver. Assolutamente. Le prime, diciamo, sei squadre sono di livello molto alto. Diciamo che forse rispetto all'altro girone, se come l'anno scorso c'è un po' più di divario tra le prime 5 o 6 e le ultime, però diciamo che sarà un girone tosto. Ci sono molte squadre valide, la Fortitudo sta facendo una bella squadra, sta fatta una bella squadra Udine, Orti Nuovi, ce n'è varie che si sono, diciamo, ben costruite. Ben attrezzate. Quindi ci divertiremo insieme. Assolutamente, anche perché non c'è gusto a giocare con squadre deboli.